Ciao ragazzi, io sono Antonio e anche questa settimana sono arrivati tantissimi pacchi. Quindi, nuovo video unboxing! Tra questi pacchi ce n'è anche uno da parte vostra che mi ha reso molto, molto felice, ma capirete tra poco. Intanto, direi di cominciare e di aprire questo pacco pesantissimo che mi arriva dalla casa editrice L'Ippocampo. Ragazzi, la casa editrice Lippocampo è la mia casa editrice del cuore, la mia preferita perché fa dei libri fighissimi. E adesso andrete a vedere cosa mi hanno mandato perché è davvero della roba spettacolare. Apriamo immediatamente questo pacco che è pesantissimo. Ve lo ripeto, e eh, ecco qui andiamo a scoprire il contenuto. Togliamo tutto il cartone di protezione, così che i libri non possano rovinarsi, molto molto importante. Forse hanno anche un po' esagerato con le precauzioni. Ecco qui, eccoci arrivati. Io direi di mettere questo qui da parte e cominciare a tirare fuori le cose. Cominciamo da questi, ragazzi. Questi qui sono dei grattalibri. Sicuramente molti di voi non li conosceranno: sono due grattalibri, uno a tema foresta e uno a tema mare. E di cosa si tratta? Avete presente quei libri che qualche mese fa andavano molto di moda, quelli da colorare. Questo è un po' il contrario perché abbiamo un bastoncino di legno inallegato qui con una punta e poi abbiamo queste tavole, questi disegni con questa parte nera che va letteralmente grattata via con questo bastoncino si può grattare seguendo dei motivi a fantasia dei motivi a scelta si può grattare totalmente si può grattare togliendo solamente delle scagliette dei pallini delle linette dei rombi quello che vi pare e sotto si rivelerà il colore presente già stampato sul cartoncino è davvero molto interessante come idea lo trovo molto rilassante sono pensati per un pubblico di ragazzi ma secondo me anche noi grandicelli abbiamo bisogno di rilassarci. È davvero molto, molto bello. Mi piace tantissimo la grafica di questi volumi. Non sono gli unici presenti sul sito e li trovate sotto in info box. Davvero un'ottima idea. Mi piacciono un sacco. Credo che ne farò uno una volta finito di registrare il video. Ma ragazzi, continuiamo con il nostro unboxing perché abbiamo questo volume qui, Cercasi Banksy. E poi abbiamo anche un altro volume che è Banksy a New York. Intanto chi è Banksy? Banksy è un artista, uno dei più quotati del momento e sostanzialmente si occupa di graffiti. Ma qual è la particolarità di Banksy? Nessuno lo ha mai visto, nessuno conosce la sua vera identità, le sue opere appaiono dal nulla, sono spesso molto politicizzate le sue opere. E spesso e volentieri fanno riflettere, e queste opere spuntano improvvisamente da un giorno all'altro sulle pareti di edifici, in mezzo alla strada, si occupa anche di installazioni molto particolari. E qui in questo volume, Cercasi Banksy Disperatamente, si va a ripercorrere tutta la sua storia, tutte le sue opere, anno per anno, fino ad arrivare appunto al 2018 con le opere realizzate a Londra. Quindi ogni pagina troviamo un'opera e poi troviamo anche la geolocalizzazione, l'anno, il significato dell'opera, è davvero molto bella, davvero molto molto interessante, le sue opere a me piacciono tantissimo e ultimamente ha anche realizzato una sorta di impresa proprio a New York, che è l'impresa che troviamo in questo volume. Ma cosa avrà mai realizzato Banksy di così particolare a New York tanto da realizzarne un volume? Ragazzi, Banksy il primo ottobre 2013 ha twittato un'informazione importantissima. Ha dichiarato che per tutto il mese di ottobre ogni giorno sarebbe apparsa una sua opera originale a New York. Non ha detto dove, non ha detto a che ora, ma solamente che ci sarebbe stata una nuova opera ogni giorno, e così è stato. Questa sua operazione ha scatenato i suoi follower, che sono tantissimi, tutti i suoi fan, e ogni mattina a Manhattan era caccia al nuovo pezzo realizzato da Banksy. Io conosco bene questa storia, mi ci sono appassionato, soprattutto perché su Netflix la trovate interamente documentata in un documentario bellissimo. La parte che più mi è piaciuta di questo documentario è quella relativa alla giornata in cui Banksy... Ha preso delle sue opere e le ha messe in vendita in una bancarella per circa 50-60 dollari l'una. Delle tele originali di Banksy che erano vendute da un vecchietto a Central Park. E chi ha acquistato queste tele è stato ripreso naturalmente dalle telecamere, a sua insaputa, si è portato a casa per 60-50 dollari delle opere. Che valgono oltre 100.000 dollari. E credo che possiamo tranquillamente affermare che Banksy sia contrario alla mercificazione del latte, tanto che proprio di recente, sicuramente l'avrete visto nei telegiornali, è stata messa all'asta una sua opera da Sotebis, la bambina col palloncino a forma di cuore che è davvero famosissima. Troviamo il palloncino anche qui, nella copertina del volume. E quest'opera non appena è stata battuta all'asta, non appena il martelletto ha dato la conferma della vendita dell'opera, è partito un trita documenti che l'autore aveva nascosto nella cornice del quadro e questo quadro si è letteralmente tagliato a fette. È davvero molto, molto appassionante questa vicenda di New York, vi consiglio di reperire il libro e anche di guardare il documentario su Netflix. Detto questo, vedo che mi è stato aggiunto un volume a sorpresa da L'Ippocampo e ragazzi, è una figata pazzesca. Io lo avevo già visto sul loro sito, non avevo avuto il coraggio di chiedere anche questo volume e si tratta di testi, il libro ufficiale. Testi è il social food network più grande al mondo. Avete presente tutte quelle ricette viste dall'alto che vengono fatte in pochi secondi con le mani che realizzano i vari passaggi che si trovano sempre di continuo su Facebook, su Instagram e che vi incantano lì come tanti ebeti per minuti e minuti? Bene, sono raccolte in questo volume. Testi è un contenitore di tutte queste ricette e qui ce ne sono un centinaio, tutte le migliori, tutte le più sfiziose, ad esempio, vedo qui sulla. Retro della copertina i fidget spinner a biscotto perché, ragazzi, loro seguono sempre i trend del momento cercano sempre di suggerire ricette in linea con le cose che accadono nel mondo con quello che va di moda in quel momento ed è un libro fotografico di ricette molto molto bello io l'avevo visto come vi dicevo sul sito troviamo la foto della ricetta con i vari passaggi gli ingredienti tutto realizzato in maniera molto molto semplice è davvero bellissimo. Questo qui lo regalerò a mia madre che sicuramente ne sarà felicissima, visto che lei è una consumatrice industriale di questo tipo di video. Sta sempre su Facebook a prendere appunti di ricette, quindi sicuramente la farò felice ed è anche un ottimo regalo per il Natale imminente. Quindi ragazzi, cominciamo a pensare anche ai regali di Natale. Ringrazio tantissimo l'Ippocampo per tutti questi volumi e per questa bellissima chicca, davvero grazie mille, l'ho apprezzato un sacco, un libro fantastico Ma adesso andiamo avanti con il nostro unboxing e apriamo il pacchetto di Cristina Cristina è una di voi che ha letto un mio annuncio, ero in cerca di un Mystery Mini in particolare che costa davvero tantissimo su eBay e su internet in generale, e lei è stata talmente gentile da volermelo addirittura regalare. Io sono rimasto senza parole, raramente ho incontrato persone così gentili nella mia vita e il canale mi sta aiutando giorno dopo giorno a scoprire persone davvero fantastiche. Ma bando alle ciance voglio mostrarvi di cosa si tratta, perché sono davvero felicissimo di averlo ricevuto. Vediamo cosa c'è, forse c'è anche una letterina all'interno, mi sa. Vediamo, ecco qui, tiriamo fuori questo, è un pacchettino. Ok, vediamo prima la lettera e vediamo se posso leggerla ad alta voce. Ok, credo di potervelo leggere, è un bigliettino molto molto bello. Ciao Antonio, innanzitutto spero che Fanny ti sia arrivata integra, lo scopriremo presto. Altrimenti, sai che figuraccia! Mi ha fatto piacere contattarti e scoprire che anche in privato sei la persona genuina che sembri. Grazie mille, davvero, grazie tante, Cristina. Spero anche che ogni tanto quando guarderai questo nuovo pezzo della tua collezione tu possa ricordarti di me, una persona straordinariamente ordinaria alla quale piace vedere tutti i tuoi video. Un abbraccio, Cristina. PS: da notare il tema della cartolina. Il tema è Posta via Gufo. Davvero bellissima questa cartolina e complimenti per la calligrafia ultra chiara. Grazie, grazie mille, conserverò questo bigliettino qui all'interno della busta. Ma adesso scopriamo se la nostra fenice è arrivata sana e salva a destinazione. Con le poste non si sa mai. Vedo già la classica bustina dei misteri mini e vediamo un po'. Wow, ragazzi, io pensavo davvero che non l'avrei mai recuperata. Io davvero non so come Cristina sia stata così gentile e abbia deciso di regalarmela addirittura. Davvero, sono senza parole. L'affetto che mi dimostrate ogni giorno è qualcosa che voi non avete neanche idea. Eccola qui, sembra proprio integra ed è bellissima, è davvero bellissima. Fanny io non l'avevo, la cercavo davvero da tanto, avevo ripiegato sulla Fanny. Del 5 Star di Silente, quella sul trespolo, era carina, stava davvero bene accanto a Funko Pop. però il Mystery Mini è il Mystery Mini. Grazie, grazie davvero dal profondo del mio cuore, Cristina, per questo regalo fantastico. E per finire, Pacco che arriva da Pampling con tantissime nuove magliette. Vi ricordo che col mio codice sconto 7 Potter potrete avere il 15% di sconto. Per tutta la vita, sempre, finché morte non ci separi, su tutti i prodotti presenti sul sito di Pumpling: magliette, cover, zaini, calzini, qualsiasi cosa. Ma bando alle ciance e andiamo a scoprire quali magliette ho preso perché le ho dimenticate, visto che questo pacco è messo da parte da un'eternità. Cominciamo da questa qui, che è a tema Star Wars, ed eccola qui. Abbiamo tutti i vari mezzi di trasporto del mondo di Star Wars, quelli volanti, abbiamo il Millennium Falcon, abbiamo l'X-Wing, abbiamo davvero di tutto e di più e mi piace un sacco. Io ormai possiedo una quantità imbarazzante di magliette di Pumpling, non so più davvero dove metterle. Questa è una, mi piace davvero tanto. E poi ne abbiamo qui un'altra a tema sushi. Eccola qui. Questa volta abbiamo un pezzo di sushi al salmone che cavalca un'onda, io lo trovo geniale, mi ha fatto ridere un sacco e ragazzi, questo nigiri così con gli occhiali da sole davvero era irresistibile. Ho dovuto ordinare anche questa maglietta. Altra maglietta, invece, è questa qui che ricorda il logo della NASA. Ma anziché NASA troviamo scritto NES. Mi piace molto questo blu scuro, mi è piaciuto tantissimo il colore. Le ho quasi tutte bianche e nere, quelle di Pumpling, quindi mi andava di prenderne anche una blu. E quale se non questa con la scritta NES? Davvero fighissima. Questa è una delle mie preferite fino ad oggi. Oltre a quelle di Harry Potter, e poi ancora non è finita qui, ce n'è altre due. E a proposito di Harry Potter, ecco che ne abbiamo un'altra, che è questa qui, dove troviamo il simbolo dei doni della morte. Eccolo qui, però in questo stile che ricorda quello di Miro. Mi piace, mi piace tantissimo, questa qui la utilizzerò sicuramente per i video e poi ho anche il tatuaggio con i doni della morte, quindi anche questa non potevo non prenderla. E infine, ultima maglietta, la quinta, sempre in bianco, in questo caso il tema è videogiochi. Infatti abbiamo questo pattern al centro con il joypad della PlayStation e poi troviamo anche... I personaggi di Fallout, troviamo i Pokémon, troviamo i personaggi di Street Fighter, Super Mario, è un po' un mashup di tantissimi fandom dei videogiochi. Si chiamano fandom quelli dei videogiochi? Non lo so, passatemi il termine. E eh, mi piaceva, mi piaceva tantissimo, soprattutto il colore, questo accoppiamento di rosso e verdino, era bello, mi piaceva, l'ho preso e sicuramente la indosserò. Mi servirebbero sette vite per indossare tutte queste magliette di pumpling, ma piano piano le farò ruotare all'interno dei video. Anche se fondamentalmente poi ho le mie preferite, come questa qui, quella di Harry Potter, quella della casa di carta che molti di voi odiano. E ragazzi quindi a questo punto non mi resta che ricordarvi il mio codice sconto. Sette Potter per avere il 15% di sconto su Pumpling. Ringrazio ancora tantissimo Lippo Campo e Cristina per questi magnifici pacchi. E non mi resta che darvi appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Mi raccomando, seguitemi su Instagram. Ciao!